Buonasera, buonasera a tutti. Vi do il benvenuto nella biblioteca dell'Archiginnasio per la presentazione del volume Tra l'altro e se stessi, edito da Mimesis nel 2020 e scritto dal professor Stefano Micali, che è docente di antropologia filosofica all'Università Cattolica di Lovanio. Un saggio che indaga, cito dalla prefazione, l'intrigo tra il proprio e l'estraneo. Quindi affronta questa relazione da prospettive e ambiti eterogenei per renderne pienamente la complessità. Rivolgo un saluto particolare agli illustri relatori che questa sera intervengono alla presentazione del volume. Relatori che non avrebbero bisogno di alcuna presentazione, ma mi limito a ricordare fare qualche cenno per sottolineare soprattutto l'afferenza di ciascuno di loro a ambiti di ricerca specifici, specialistici, e per sottolineare l'approccio interdisciplinare che li accomuna, cioè l'apertura ad un dialogo con discipline apparentemente distanti, è un aspetto questo sottolineato anche dal professor Micali nel volume che viene presentato. Benvenuto quindi all'Arcivescovo di Bologna, il Cardinale Matteo Maria Zuppi. E mi ha raccontato il professor Micali che siete legati da una conoscenza di lungo periodo. E, benvenuto al professor Vittorio Gallese. Vittorio Gallese è un neuroscienziato di fama internazionale, professore ordinario di psicobiologia presso l'unità di neuroscienze del Dipartimento di Medicina dell'Università di Parma, ma ha svolto docenze non solo in Italia, ma in diversi atenei europei e americani. Ha ricevuto prestigiosi premi e riconoscimenti in Italia e all'estero. È autore di più di 200 articoli pubblicati su riviste internazionali, oltre che di libri, di cui ricordo La nascita dell'intersoggettività, scritto con Massimo Ammaniti nel 2014, e Una nuova alleanza tra psicoterapia e neuroscienze, dall'intersoggettività ai neuroni specchio, dialogo tra Daniel Stern e Vittorio Gallese. Il professor Gallese è stato protagonista di una scoperta di grande importanza nell'ambito delle neuroscienze, la scoperta dei cosiddetti neuroni specchio, una scoperta eseguita dal gruppo di ricerca coordinato dal professor Rizzolatti alla fine degli anni 90. Questa scoperta è stata solo un punto di partenza nell'attività di ricerca di Vittorio Gallese per estendersi poi a numerosi campi di indagine, dallo studio della corteccia motoria dei macachi, si è evidenziata la presenza di cellule motorie del cervello che si attivano durante l'esecuzione di movimenti e azioni, ma anche durante l'osservazione di altri individui che eseguono queste azioni. Scoperte successive hanno dimostrato che questa attivazione neuronale non si limita all'ambito motorio, ma il meccanismo riguarda anche il campo emotivo e sensoriale. Una scoperta che ha coinvolto quindi in modo
diretto e indiretto una serie di discipline, di altre discipline, sia scientifiche che umanistiche. Ecco, accanto al neuroscienziato, uno storico di fama internazionale, il professor Carlo Ginzburg, storico, saggista, accademico, mi piace ricordare, il professor Ginzburg fa parte del comitato direttivo dell'istituzione Biblioteche del Comune di Bologna, a cui anche l'archiginnasio afferisce. E ha insegnato storia moderna a Bologna, all'Università di Bologna, poi all'estero, ad Harvard, a Yale, a Princeton, alla University of California di Los Angeles, e poi di nuovo in Italia alla Normale di Pisa. Ha insegnato storia delle culture europee, e si è occupato prevalentemente di storia della mentalità e della cultura popolare tra il XVI e il XVII secolo, con un'attenzione particolare ai problemi di metodo, di metodologici, e ai rapporti tra la ricerca storica e gli altri ambiti disciplinari. È stato insignito di premi prestigiosi, ha pubblicato numerosi volumi. Sarebbe troppo lungo ricordarli tutti. Cito il celebre Il formaggio e i vermi, e cito uno degli ultimi volumi, edito da Delfi, Non di Manco, Machiavelli e Pascal. Ricordo che negli anni '80 il professor Ginzburg ha diretto insieme a Giovanni Levi la collana Microstorie per l'Einaudi. Stefano Micali è l'autore del volume che viene presentato, è professore associato all'Università di Lovanio, è docente di antropologia filosofica agli archivi Asserl. La sua indagine riguarda ambiti di ricerca diversi, eterogenei, che spaziano dalla filosofia politica alla filosofia della religione, dall'estetica alla psichiatria. È autore di vari volumi, cito Esperienze temporali, pubblicato nel 2008, Phenomenology of Anxiety, nel 2020, pubblicato nel 2020, e ha curato l'edizione di diversi volumi dedicati alla relazione tra psicopatologia e filosofia. Non voglio sottrarre altro tempo alla presentazione del volume e cedo quindi subito la parola al professor Vittorio Gallese. Grazie. Grazie, innanzitutto grazie a Stefano per l'invito che mi ha dato, innanzitutto l'opportunità di incontrare Stefano di persona dopo che per quasi un anno ci siamo incontrati solo digitalmente grazie a Skype, e grazie soprattutto per avermi dato l'opportunità di essere qui e condividere la festa alla sua presenza in Italia per presentare il suo ultimo libro con le due persone che stanno rispettivamente alla mia destra e alla mia sinistra, che per motivi diversi ammiro e stimo moltissimo. Quindi sono felicissimo di essere qui. Cosa c'entra un neuroscienziato con un libro di filosofia che parla del rapporto tra il sé e gli altri? Forse nulla, e quindi potrei concludere qui la mia presentazione e passare la parola a chi probabilmente ha cose più interessanti da dire. Diciamo che i motivi che mi sollecitano attraverso il lavoro di Stefano Micali, e in particolare questo libro, tra l'altro, e se stessi, sono molteplici. Il primo sicuramente deriva dal fatto che Stefano è un fenomenologo, è uno studioso della fenomenologia, è uno studioso
rigoroso e creativo soprattutto del padre della fenomenologia, di Husserl. E devo dire che Husserl, grazie a un filosofo francese, Jean-Luc Petit, all'epoca che lavorava a Strasburgo, dopo la scoperta dei ricordati neuroni specchio, è stato per qualche anno una presenza costante nelle mie letture. Cioè, in parole povere, la possibilità di comprendere come il tema della relazione con l'altro, la natura quintessenziale dell'umano individuata nella possibilità, nella capacità e spesso nel desiderio di essere presso l'altro, si rivelava anche a un livello non necessariamente implicato col tema della relazione e della intersoggettività, quale quello di cui mi occupo quotidianamente io, ossia il livello subpersonale, cioè una parte, una componente del tutto, dell'organismo che chiamiamo essere umano, in qualche modo rivela anche a quel livello in maniera quasi frattale, e questo tema della frattalità è un tema che un po' mi ossessiona, cioè la capacità di trovare delle corrispondenze indipendentemente dal livello di osservazione che scegliamo, quello teorico, quello psicologico, quello neurofisiologico. Quindi questa natura frattale della centralità del tema della relazione. In fondo il meccanismo di rispecchiamento che noi abbiamo scoperto nell'estate del 91, nel cervello del macaco, quindi nel cervello di un animale lontano da noi più di 20 milioni di anni, in termini evolutivi, rileva anche a quel livello la quintessenzialità della relazione e quindi la necessità dell'altro per dare conto dell'individualità e della costruzione di quello che chiamiamo la nostra soggettività. Noi qualche anno fa, io ho dato un contributo marginale, diciamo, il vero autore del lavoro è questo amico e collega che si chiama Umberto Castiello, che è professore di psicologia all'Università di Padova, e si rivelò fattibile la possibilità di registrare i movimenti di feti gemelli con l'ultrasonografia e poi applicare un programma sviluppato nel suo laboratorio, un software che ci permetteva di calcolare il modo con cui questi feti gemelli si muovevano. E fondamentalmente quello che si è scoperto è che le tipologie di movimenti che ci sono concessi se condividiamo il viaggio con un fratello o una sorella sono tre: movimenti di esplorazione dell'ambiente, la parete interna dell'utero, movimenti diretti verso di sé o movimenti diretti verso l'altro. Ecco, noi abbiamo intitolato il lavoro Wired to be Social, cablati per essere sociali, perché abbiamo scoperto come già tra il quarto e il quinto mese di gravidanza, se abbiamo l'avventura di fare questo viaggio in compagnia, appunto, di un gemello, beh, il modo con cui il nostro cervello organizza i movimenti rivolti nei confronti del gemello sono molto diversi dai movimenti che noi organizziamo quando li dirigiamo verso il nostro corpo o per esplorare l'ambiente. C'è una qualità specifica di maggiore controllo dell'esecuzione del movimento quando il movimento interpella l'altro. E sono bellissimi questi filmati perché si vede che appena il fratello accarezza il dorso dell'altro gemello, questo si attiva e poi è facile lasciarsi andare a, diciamo, interpretazioni psicologiche che nel lavoro noi abbiamo evitato accuratamente. Quindi questa apertura nei confronti dell'altro e poi soprattutto questa predisposizione a rivolgersi all'altro. A partire dalla seconda metà degli anni 60 abbiamo reinventato la nostra immagine del bambino e del neonato. Quindi il bambino che per molti anni è stato descritto come una creatura gettata nel mondo invasa dall'ansia, ansia legata alla separazione dal corpo della madre e l'entrare in questo, diciamo,
sistema caotico multidimensionale, in realtà si rivela fin da subito pronto all'ingaggio con l'altro attraverso l'imitazione neonatale. A pochi minuti dalla nascita, io ho provato in sala parto, mi guardavano tutti come un matto che protrudevo la lingua, e poi a distanza di anni, non evocando nessuna risposta né in mia figlia né in mio figlio, ne ho discusso con l'autore di questa scoperta e lui mi ha detto: vabbè, ma bella forza, stavi in mezzo a un sacco di gente, c'erano le luci, distrazioni, se vai in un ambiente buio e l'unica cosa che il neonato vede è il volto dell'adulto, questo fenomeno si verifica nell'80% dei casi. Quindi siamo pronti a ingaggiare un dialogo, una protoconversazione con l'altro, e un passaggio fondamentale del nostro sviluppo è la condivisione dell'attenzione con l'altro. E quando io dico questo è una bottiglia a mio figlio per insegnargli a parlare, lui come magicamente dai 12-13 mesi in poi converge sulla bottiglia dove sto dirigendo il mio sguardo. Quindi questo è un primo elemento dei temi affrontati da Stefano nel suo libro, che, con cui risuono molto facilmente. L'altro, che deriva appunto dal suo essere fenomenologo, è il tema dell'esperienza. Io potrei venire qui ad esempio e parlare del capitolo interessantissimo sulla melanconia, parlando di squilibrio serotoninergico, e dirvi: oggi abbiamo capito che cos'è la melanconia. La melanconia è uno squilibrio neurochimico, ci sono dei neurotrasmettitori che funzionano meno o in maniera meno prolungata, questo è quello che significa essere melanconici. In realtà io trovo molto più interessante, da un punto di vista neuroscientifico e medico, sono psichiatra, sono andato vicino, sono un neurologo, alla prospettiva di cui discute Stefano nel libro, perché la malattia mentale appare sempre di più, e i dati empirici, se li andiamo a cercare, suggeriscono che questa è una direzione molto promettente. È un disturbo dell'ipseità, della costruzione dei fondamenti del sé, e questa costruzione dei fondamenti del sé è inimmaginabile, è incomprensibile, non può avvenire in mancanza dell'altro. Quando noi nasciamo il nostro cervello pesa circa 250 grammi, l'8% del corpo. A completa maturazione 1,3 kg, 1,4 kg, 2% del peso corporeo, quindi la gran parte dello sviluppo del nostro cervello avviene dopo la nascita. Qualcuno ha detto che il nostro nascere immaturi ha reso necessaria l'invenzione dell'infanzia. E che cosa succede in questo sviluppo del nostro cervello? Non avviene in un vuoto pneumatico, avviene in un consorzio umano, ha bisogno dell'altro che ti accudisca, che ti nutra, che ti mostri il mondo, che voglia condividere un mondo di cose, di oggetti, ma soprattutto un mondo di affetti. E quindi la qualità e la quantità di queste relazioni col mondo degli adulti, che in qualche modo ci fa entrare, ci dà una prima possibilità di approcciare la realtà e di iniziare quel processo costante di costruzione del proprio sé, dipende dall'altro. E quindi, siccome Stefano l'ha messo nel titolo, tra l'altro e se stessi, direi che questo aspetto del libro coglie qualcosa che, se vogliamo, possiamo vedere anche dalla dimensione molto piccola delle cellule nervose, che contribuiscono a renderci quelli che siamo e che diventiamo giorno dopo giorno, soprattutto grazie all'incontro con l'altro. Scusate la lunghezza. Prima di tutto voglio ringraziare Stefano Micali per questo invito. È un onore essere qui, è un onore essere qui accanto alle persone che vedete. Questo libro è un libro che contiene dei saggi su temi molto diversi. Il lettore è immediatamente colpito dalla eterogeneità dei temi e
dalla complessità dell'impostazione. Ora però uno di questi saggi, il secondo, è intitolato Sullo stile di Carlo Ginzburg, ovvero della filosofia. Non posso sottrarmi a una risposta a questo saggio. Come capite, la mia reazione è stata una reazione di, stupore, sono stato lusingato, sono stato perplesso da questo ovvero della filosofia. Come capite, il tema va molto al di là della mia persona e dei miei scritti. Ma in che senso ovvero della filosofia? Allora, bisogna partire da qui. E Stefano dice, ma abbiamo, c'è una rilevanza filosofica negli scritti di questa persona, e però dobbiamo interrogarci sulla natura della filosofia, la filosofia come genere letterario. E qui pone una biforcazione, cioè da un lato Blumenberg, che dice la filosofia viene dopo le scienze, riflette sul lavoro delle scienze e viene dopo le scienze. E dall'altra parte Deleuze e Guattari che dicono la filosofia inventa nuovi concetti. E Stefano dice, no, nel lavoro di X sarò io, c'è una vicinanza alla prospettiva di Blumenberg. Io sono completamente d'accordo. Mi sono trovato molto spesso a citare una frase bellissima del grande sinologo francese Marcel Granet, che è stata riferita da Georges Dumézil. E Granet disse una volta o più volte, lo dico prima in francese e poi in italiano, la méthode c'est la voie après qu'on l'a parcourue. Il metodo è la strada dopo che la si è percorsa. Ora, Granet giocava sull'etimologia vera o supposta della parola greca metodos, cioè metaodos, dopo la strada, ma dopo però. Quindi siamo sulla linea di Blumenberg, non è vero? E sono contento che sia stato ricordato il mio coinvolgimento nelle riflessioni metodologiche, perché effettivamente questo coinvolgimento è venuto dopo il lavoro empirico, viene sempre dopo, si intreccia ma viene dopo. Ora, i lavori di X sono stati affrontati prima attorno al tema è carissimo a Stefano dello straniamento. Qui c'è una convergenza in realtà e quindi non insisterò. E poi però c'è una svolta che mi ha colto di sorpresa. Ancora una volta sono stato lusingato, perplesso, stupito. E cioè il mio lavoro è stato paragonato a quello di Merleau-Ponty. Ora, voglio dire, io sono rimasto senza parole, e però, come adesso spiegherò, attraverso questo confronto per me inaspettato, io ho capito delle cose sia, di Merleau-Ponty, sia in realtà del mio proprio lavoro. Allora, è su questo che vorrei insistere. Ora, Stefano dice che c'è un tema che è stato formulato da Merleau-Ponty, e cioè quello dell'universale laterale, in cui le categorie universali vengono ricondotte alla corporeità. E allora dice, è questo il tema che emerge a poco per arrivare alla conclusione del libro Storia notturna, di cui sono l'autore. Ora, fin qui io sono completamente d'accordo, anche se devo dire che la lettura di Merleau-Ponty, come adesso dirò, era una lettura antica, ma non era Merleau-Ponty l'interlocutore del lavoro che è durato per più di 15 anni attorno a Storia notturna, una decifrazione del Sabba. Però mi sono reso conto che in realtà quest'idea di ricondurre le categorie più astratte alla corporeità in realtà risaliva a un periodo molto precedente rispetto a Storia notturna, cosa di cui stranamente non mi ero reso conto. Io credo che la criptomemoria, la memoria nascosta, sia un elemento decisivo nella ricerca, di cui non teniamo conto. Ora, in realtà io
diciamo, moltissimi anni fa, poco dopo la scoperta di Lévi-Strauss, lessi, grazie al mio amico Giulio Lepski, il antropologia strutturale, che era da poco uscito, avevo 20 anni. Poco dopo essermi laureato, mi sono messo a lavorare a un'idea che mi è parsa veramente piena di ricchissima di implicazioni, e questa idea in realtà era una risposta al mio avvocato del diavolo, cioè Lévi-Strauss. Lévi-Strauss per una gran parte della mia vita intellettuale ha svolto questo ruolo, cioè l'avvocato del diavolo, quello che nei processi di canonizzazione, fino a non molti anni fa, poneva delle domande imbarazzanti a, diciamo, riguardo all'attività o supposti miracoli del canonizzando o canonizzanda. Ora, per me questo personaggio è stato incarnato da Lévi-Strauss, e soprattutto per diciamo, la sua presa di distanza dalla storia in quanto attività intellettuale. E quindi io, diciamo, mi sono messo a riflettere sulla possibilità di lavorare su una coppia che è, diciamo, una tipica coppia dell'impostazione strutturalista come quella di Lévi-Strauss, e cioè l'alto e il basso, e, diciamo, cercare di esplorare questa coppia in culture diverse. Dopo anni e anni e anni, come mi è accaduto di dire, questa montagna ha partorito un topo, cioè un saggio di 20 pagine che uscì prima in inglese e poi in altre lingue, compreso l'italiano, che si chiama L'alto e il basso, in cui io riconducevo il tema dell'alto e il basso. Adesso non sto a raccontarlo, c'era un fraintendimento di un passo di San Paolo, adesso non ne parlo, ma veniva ricondotto questo tema dell'alto e il basso al corpo, cioè alla, diciamo, alla sovrastante corporeità dell'adulto rispetto al bambino. Ora, diciamo, qui siamo già nella prospettiva dell'universale laterale, tema su cui Merleau-Ponty riflette in un saggio intitolato Damos a Lévi-Strauss. Quindi Lévi-Strauss come l'avvocato del diavolo. Ora, avevo pubblicato nel 1989 il saggio Storia Notturna e ho avuto la fortuna di incontrare fisicamente il mio avvocato del diavolo. Grazie a una conoscenza comune ho potuto incontrare Lévi-Strauss. Allora, un incontro indimenticabile. Sono andato a trovarlo nel suo ufficio. Lévi-Strauss è stato di una gentilezza e generosità straordinaria, e c'è stato, diciamo, una conversazione, ma io di questo non voglio parlare. Voglio parlare invece della descrivere fisicamente l'ufficio in cui, piccolissimo, in cui Lévi-Strauss mi ha ricevuto. Era un ufficio bianco, spoglio, in cui c'erano alle pareti tre oggetti. Uno era una maschera giapponese, rossa e nera, la maschera da teatro kabuki. Lévi-Strauss ha scritto La Voix des Masques, La Via delle Maschere. Poi c'era una fotografia in bianco e nero, che io guardai immediatamente. Una fotografia, un ritratto, una fotografia di Merleau-Ponty. E poi c'era una terza fotografia, una fotografia che isolava un particolare, la faccia di Merleau-Ponty, dalla fotografia precedente. Io devo dire, rimasi a bocca aperta, non feci domande, però questa visione di questi tre oggetti mi ha accompagnato per molto tempo. Ora, non c'è dubbio che, diciamo, per Lévi-Strauss, Merleau-Ponty è stato, diciamo, un interlocutore e forse anche in qualche misura un avvocato del diavolo. Ma perché il rapporto tra la fotografia e l'ingrandimento della fotografia, incorniciate una accanto all'altra,
Beh, io questo l'ho capito grazie al saggio di Stefano. Adesso leggerò un passo del saggio di Merleau-Ponty, un passo brevissimo, un saggio di Merleau-Ponty dal saggio Damos a Lévi-Strauss. Anche in sociologia bisogna considerare le differenze di scala e la verità della sociologia generalizzata non toglie nulla a quella della microsociologia. La fotografia di Merleau-Ponty è l'ingrandimento della faccia di, è l'isolamento della faccia di Merleau-Ponty, cioè il rapporto fra le grandi categorie, le categorie universali e la microsociologia, l'esperienza vissuta, dice Lévi-Strauss, richiamandosi all'antropologia, il lavoro sul campo che, diciamo, Lévi-Strauss ha fatto, credo malvolentieri, che non ha ripetuto, ma che però ha alimentato tutta la sua riflessione. Ora, io, grazie al saggio di Stefano, effettivamente ho capito questo rapporto fra, diciamo, Lévi-Strauss e Merleau-Ponty, e ho capito anche che in qualche modo io mi sono trovato a, diciamo, lavorare tra i due, come, diciamo, coinvolto in questo dialogo a distanza tra queste due grandi figure. Grazie Stefano. Dunque, grazie, sono io che ringrazio anche ovviamente Stefano, anche della possibilità di ascoltare e di colloquiare con i miei due interlocutori che mi hanno preceduto. Davvero lo ringrazio. Effettivamente ci conosciamo con Stefano da 20 anni, era proprio da poco laureato, stava iniziando i suoi studi e mi ritrovo molto nella definizione che Vittorio ha dato prima, rigoroso e creativo. In genere le due cose non vanno, qualche volta non vanno assieme, diciamo così, e se non vanno assieme si può essere molto creativi e anche dispersivi, ci possono essere dei rigorosi che, diciamo così, diventano molto noiosi e guardano forse soltanto il particolare, gli manca l'altra foto, diciamo, ecco. E quindi va benissimo, ma ecco, e devo dire che appunto Stefano mi sembra che unisca queste due caratteristiche di rigore, di ricerca, di attenzione proprio al metodo, all'approfondimento e appunto allo stesso tempo in maniera molto creativa. Anche il libro per certi versi è creativo ed è frutto di questo, perché appunto effettivamente sono un poliedro, in realtà è un unico poliedro, con delle sfaccettature molto diverse. Poi si capisce che è un unico poliedro e la chiave l'ho trovata fin dall'inizio, perché lui dice: si rimane sorpresi dalle parole che si pronunciano. Capita semplicemente di non riconoscersi nelle proprie risposte. Questa sorpresa verso se stessi è un'esperienza affettiva che merita di essere studiata nell'intrigo tra il proprio e l'estraneo, che è costitutivo della nostra soggettività, quanto è difficile da concettualizzare. E credo che è tutto lo sforzo, diciamo, che unisce anche appunto questi pezzi di poliedro. A me ovviamente mi ha incuriosito quello sulla stupidità, cercando anche motivi, diciamo, per giustificare la propria, anche un po' per giustificare quelle degli altri, facciamo un pareggio, e devo dire che aiuta indubbiamente, e soprattutto la citazione finale di Ortega e Gasset: non troviamo quindi la stessa differenza che esiste eternamente tra lo stupido, in spagnolo il tonto, e il perspicace. Quest'ultimo, è la differenza, si accorge all'ultimo istante di essere stupido. Per questo motivo fa uno sforzo per sfuggire all'imminente stupidità, e in questo sforzo consiste l'intelligenza. Devo dire, ho trovato intelligente ovviamente Ortega e Gasset, ma anche con tutta la parte precedente sulla stupidità, che effettivamente
avrebbe anche qualche applicazione così, diciamo così, di osservazione di massa, ma insomma, comunque aiuta a trovare delle categorie indubbiamente molto molto utili. Vabbè, è un po' ovvio, mi sono un po' concentrato sulla parte finale, quella sulla preghiera, è un po' ovvio perché insomma, ha stuzzicato un po' di più, anche se devo dire che in realtà è davvero un filo quello dell'incontro con l'altro, non a caso quello anche che Vittorio ci ha descritto, diciamo così, nel proto incontro, nel così costitutivo, e che in realtà le unisce moltissimo, anche quel interessante, tanto più in questo periodo di dove la malinconia trova una declinazione, uno dei frutti, diciamo così, della pandemia evidente. Credo che, non mi ricordo se è un discorso di oggi o di ieri, di Mattarella, che condivido moltissimo, in cui dice del problema delle malattie psichiatriche, delle patologie che la pandemia produce, no? E effettivamente, poi la chiamiamo appunto malinconia con le varie accezioni che questo comporta, ma direi che c'è anche questo molto da dire. L'attuazione dell'io e l'entrata del terzo, insomma, finalmente questo dialogo con Dio. Ed era su questo soltanto che volevo dire alcune osservazioni. Stefano era un po' preoccupato, dice, ma ho detto qualche castroneria, qualche eresia, dobbiamo convocare altro che avvocato del diavolo qui. No, anzitutto ti rassicuro, anzi. No, invece è molto, era molto stimolante, perché effettivamente mi ha aiutato anche a ricomprendere una dimensione, quella appunto della preghiera, che è molto legata alla ricerca dell'altro, se vogliamo, è colui, l'altro in questo caso, è quello che è, perché la preghiera... Uno, giustamente all'inizio Stefano dice, ma cos'è un monologo? E effettivamente uno pensa la preghiera è parlarsi addosso, inutilmente cercando un interlocutore. In realtà, giustamente dice, non è un monologo, perché è sempre la presenza di qualcuno, è la presenza di questo altro, che non coincide con me, con me stesso, per questo non è un monologo, ed è, io credo, anche una delle... penso, credo, mi sembra una delle dimostrazioni che della libertà più grande dell'uomo, che è anche la libertà da se stesso, la libertà anche dal limite, perché appunto lo superi con il dialogo con un altro che è irriducibile da sé, anche se passa per sé, che è anche irriducibile da sé, e questa è la più grande libertà. Indubbiamente, la libertà anche dal proprio limite. Abbiamo bisogno dell'altro, la costruzione del proprio sé dipende dall'altro, e l'analisi di Stefano comincia con un altro con cui si dà del tu. Abba. Giustamente sottolinea che era l'aramaico, e l'aramaico popolare, quindi la scelta indubbiamente rivoluzionaria di Gesù di aiutarci, di insegnarci a rivolgerci all'altro come appunto con la confidenza, col linguaggio dei bambini, col proto linguaggio dei bambini, sostanzialmente quello è. Ecco. Richiede anche alcuni requisiti, il silenzio, e qui credo che molte volte, diciamo così, nella invasione così delle parole rischiamo di non trovare lo spazio del silenzio.
e in realtà finiamo per parlarci addosso e non per sperimentare appunto una dimensione di preghiera. Anche perché ha ragione sempre Stefano, che ricorda come il desiderio di infinito attua l'io, cioè è il modo più alto anche per trovare se stessi, no? E soltanto a partire dall'io che possiamo trovare l'altro e quella totalità che è nell'infinito. Alcune domande che Stefano si pone, che sono, che è curioso, perché poi sono delle domande in realtà molto di fondo, anche nell'esperienza spirituale. E non c'è niente da fare, l'esperienza spirituale è quella che poi ci aiuta, quindi interiore, è quella che ci aiuta a essere noi stessi e a esercitarci nel dialogo con l'altro, e proprio per questo nel trovare se noi stessi. Una delle tante domande: ma Dio ne ha bisogno? Ma aspetta che facciamo la richiesta, no? Insomma, poi sappiamo anche nel Vangelo peraltro che Gesù sa già quello che noi vogliamo chiedere. Allora in fondo perché aspetta che noi glielo chiediamo, no? Ed è la domanda tante volte appunto legata poi all'altra domanda fa parte della nostra vita e che Stefano non evita, è perché non mi ha ascoltato, perché quello che ho chiesto non l'ho ottenuto, perché non fa quello che mi sembra necessario e che con tanta insistenza gli ho presentato. E mi ha colpito la tua citazione di Rousseau, devo andare a vedere. Rousseau dice: no, nessuna richiesta, con molto rigore, con l'altro, con Dio, c'è soltanto la lode. Non nemmeno ci provare a chiedere qualche cosa, no? Ma c'è soltanto la lode. E mi ha ricordato una espressione che domenica scorsa abbiamo beatificato Padre Marella, che è una figura molto curiosa, perché in realtà era un filosofo, un uomo un grande ricercatore, un grande intellettuale, che venne sospeso a Divinis, perché era avanti sostanzialmente, perché nel 1904 parlava della coscienza, dell'intelligenza, della ricerca scientifica applicata a temi su cui, diciamo così, la Chiesa e la teologia è arrivata alcuni decenni dopo, grazie anche appunto allo sforzo di quelli che venivano chiamati modernisti. Venne sospeso a Divinis, obbedì, credo con molta fatica, ma non smettendo mai mantenere una ricerca. E lui sintetizzava la preghiera come la onnipotenza dell'uomo e come l'impotenza di Dio. E l'ho ritrovato tanto nelle pagine di Stefano, questa sintesi di Marella. Perché l'onnipotenza dell'uomo? È perché un po' c'ha ragione Rousseau, cioè di per sé devi soltanto lodare, non ci provare nemmeno a presentare qualche richiesta, manteniamo le proporzioni, sarebbe. E in realtà è anche l'onnipotenza di Dio, a mio parere, anche quel discorso sulla libertà da se stesso, dal proprio evidente limite, dalla miseria della nostra condizione, per cui la preghiera è l'onnipotenza che ci fa rivolgere all'altro, che li raccoglie tutti, all'altro che, non dimentichiamo, nella tradizione ebraica non potevo nemmeno pronunciare, che non potevo vedere, in cui appunto c'è una distanza che schiaccia l'uomo. In questo senso appunto la preghiera come l'onnipotenza dell'uomo, e l'impotenza di Dio, perché in realtà è un padre, è un Abba, che non può resistere alla richiesta del suo figlio.
e che quindi, diciamo, fa sua, pienamente sua, la richiesta del figlio. L'ultima considerazione è sul presente e il futuro, perché in fondo la preghiera è nel presente, e la nostra volontà nel presente, è tutto alcune pagine molto importanti a mio parere, guardate, non soltanto come una riflessione teorica, ma anche proprio come esperienza, credo, di tutti quanti, sia al di là della propria fede, al di là della fede stessa, che è quella della propria volontà e della volontà di Dio. Perché la mia volontà non viene ascoltata e qual è la volontà di Dio? E giustamente, a mio parere, Stefano sintetizza con quella pagina così fondamentale, a mio parere, del Vangelo, che è Gesù nell'orto degli ulivi, che è fondamentale perché è la piena umanità di Gesù. Anche lui deve misurarsi con un altro, che gli sembra un altro, a cui si rivolge come un padre, ma di cui avverte tutta la distanza perché soffre la tristezza e l'angoscia, e in questo senso è la pagina più umana nella quale ritroviamo il dramma della nostra fragilità, della nostra debolezza, e che poi trova la risposta nel sia fatta non la mia ma la tua volontà, e avere fede nella fede, e in cui in realtà capiamo che si ricostruisce quello che è stato rotto all'inizio, cioè capiamo che la volontà del Padre in realtà è la mia volontà più profonda, quella che io stesso anche non riesco a capire, quella che io stesso non riesco ad accettare, ma si gioca tutto lì, in cui accettare di fare la sua volontà è in fondo trovare e compiere pienamente quella che è la mia stessa volontà. E finire su qui con questo, quando leggendo queste riflessioni di Stefano sulla la propria volontà e la volontà di Dio, ho pensato a una credente molto particolare, molto europea, con una storia molto moderna, tragicamente finita nei campi di concentramento, se non mi ricordo male, a 24-25 anni, quindi immaginiamo anche la barbarie di un'intelligenza, che è Tillesum. Perché Tillesum a un certo punto dice sostanzialmente: Dio, io ho capito, tu hai bisogno di me. Cioè rovescia totalmente le parti e dice: tu di fronte a questa barbarie, di fronte a quello che sta succedendo, io non sarò mai come loro, non lo odierò perché non sarò mai come loro, no? Veramente di una grandezza d'animo, di riflessione, di consapevolezza. E poi questo rapporto per cui dice: beh, in fondo capire la tua volontà, io ti darò una mano e io darò una mano a te. Ecco, penso che questo ci aiuta a spiegare tra l'altro e se stessi, e l'altro, che può sembrare il più distante, in realtà sperimentiamo che è quello che abbiamo dentro di noi, che non ci inventiamo noi, e questo è, che è la grande libertà anche appunto da noi stessi e che ci fa essere noi stessi. Pronto? Ah, sì, funziona. Allora, io prima di tutto vorrei ringraziare l'Archiginnasio per questa splendida occasione, e poi vorrei ringraziare i miei i relatori, che mi onorano non solo della loro presenza ma della loro amicizia da vari anni. E, allora, forse posso iniziare dall'ultimo intervento di Don Matteo.
La mia idea sull'ultimo capitolo, cerco di svolgere una fenomenologia della preghiera e soprattutto di evidenziare una certa tensione strutturale tra due istanze costitutive della preghiera cristiana. La prima è quella del non sia fatta la mia volontà ma la tua, e dall'altra la frase fondamentale di abbiate fede di averlo già ottenuto e vi sarà accordato. E c'è evidentemente una tensione. Cioè, da una parte si dice sia fatta la tua volontà e non la mia, quindi ci si rimette alla volontà dell'altro, e dall'altra parte Gesù dice se voi credete potete spostare le montagne. Quindi questa tensione è del tutto ineludibile. Come si può risolvere? Si può risolvere da un punto di vista, cioè di un'architettonica di principi, ma secondo me è abbastanza difficile, o se no si può risolvere attraverso quello che ho detto, un'ermeneutica del kairos, cioè comprendere in quale istante è richiesto la vita o la situazione richiede da te una certa reazione, una certa risposta. E su questo, sull'ultima parte soprattutto mi riferisco all'interpretazione di Kuhlman che cerca, Oscar Kuhlman, che cerca di in qualche modo risolvere questa tensione con, io l'ho chiamato un escamotage in modo non proprio diplomaticamente corretto, perché lui parte dallo scandalo che l'ultima preghiera di Gesù, in cui lui si voleva sottrarre, non viene esaudita. E quindi nel non essere esaudita abbiamo là uno scarto tra una preghiera evidentemente fatta con fede, perché è fatta da Gesù, e invece un esito negativo. Quindi, tra virgolette, quello che suggerisce Kuhlman, Dio non ha esaudito persino la richiesta del figlio. Quindi abbiamo qua uno scandalo che deve essere tematizzato, e in modo a mio parere poco convincente come risolve lo scandalo. Dice in realtà Gesù riesce, cioè c'è questa tensione tra i due momenti, ma alla fine Gesù si rimette alla volontà del Padre, e nel rimettersi alla volontà del Padre viene esaudita la volontà in modo implicito. Quindi siccome la beatitudine o l'ultima istanza è quella di un'unione con la volontà di Dio, anche se la richiesta non viene esaudita, vi è attraverso il sottomettersi o il rimettersi alla volontà di Dio una identificazione tra volontà umana e volontà divina, e volontà divina, e questo è quello che più rileva. Ecco, secondo me tutta questa costellazione è risultato poco credibile, perché in realtà Gesù non ha richiesto in quel momento realmente il fatto di voler sottrarsi alla prova. Cioè là evidentemente, se uno legge bene il contesto, era preso da un'angoscia motivata dal fatto di dover affrontare qualcosa di difficilmente affrontabile. Quindi non si può rilevare questo scarto. Cioè questo problema, che sembra esegetico, nasconde il problema di fondo, cioè fino a quanto si può credere che una preghiera fatta con fede sia in qualche modo non adempiuta. E là abbiamo il problema, per quello io parlo delle istanze, da una parte si rimette alla volontà di Dio e dall'altra parte se tu credi puoi, tutto vi sarà concesso, perché da una parte abbiamo i fantasmi del fanatismo, dell'allucinazione, quindi narcisistici, in cui uno nella preghiera si risolve una specie di atto magico narcisistico immediato, e contro questa tensione sia fatta la volontà di Dio. Dall'altra parte c'è il problema opposto del quietismo, cioè in cui se uno dice solo sia fatta la volontà di Dio, si identifica poi il reale
con la volontà di Dio, che anche politicamente molto pericoloso, quando si pensa che c'è una violenza del reale che non deve essere accettata. Quindi, secondo me, era molto importante illustrare questa forma di tensione e non risolverla, perché non può essere risolta non può essere risolta in positivo, ed è molto importante riuscire a evitare tanto il quietismo quanto il fanatismo e mantenere aperta questa forma di fede senza alcuna affermazione. Cioè, io in questo seguo molto Kierkegaard, cioè una fede che arriva alla certezza è molto pericolosa, cioè c'è una forma di fede che si nutre del dubbio e in senso positivo e riguarda l'autorelazione, cioè la relazione di se stessi con se stessi di fronte all'altro, che rimane sempre instabile, in cui c'è sempre un rapporto dialettico tra un'apertura all'infinito e un incarnarsi in possibilità finite, e questa forma di dialettica deve rimanere aperta e instabile, se no ci sono degli squilibri che possono andare o nella forma della trivialità, della stupidità, in cui io faccio quello che gli altri mi dicono e ripeto il già detto, o se no c'è la fantasia, diciamo, narcisista, del tutto staccata dal principio di realtà. Ci sono due diverse opzioni poco auspicabili. Forse per questo voglio dire una cosa sulla stupidità. Cioè, la stupidità è uno dei temi più difficili da trattare da un punto di vista della filosofia, ed è anche poco trattato. Negli ultimi anni c'è molta letteratura e la stupidità può essere normalmente in ambito psicologico, anche nel senso comune, viene vista come una forma sia di mancanza, deficit, sia di mancanza cognitiva. Io in questo testo ho cercato di vedere di studiare altri paradigmi in cui viene visto come un eccesso di ragione consustanziale alla ragione, o come un problema legato alla propria opera di singolarizzazione e individuazione. Questo, secondo me, è molto importante studiare questo tipo di stupidità. Cioè, la stupidità, se uno dice che cos'è stupido, è molto difficile da identificare, perché la stupidità ha sempre a che fare con un determinato ambito. Quindi c'è una stupidità pragmatica, c'è una stupidità teoretica, quindi ha sempre a che fare con la correlazione tra individuo e contesto, o sociale o circostanza, diciamo, dell'ambiente circostante. Però una forma di stupidità, secondo me, molto interessante è quella in cui ci si identifica nel già detto, cioè nel senso comune, in cui si ripete quello che è sempre stato detto, magari nel proprio ambito. Cioè, per esempio, se uno studia la stupidità in filosofia, quasi tutti dicono che chi è stupido si considera intelligente, e quindi deve stare attento a non essere stupido a sua volta. Questo, o se no si cita Nietzsche, il filosofo deve far male alla stupidità, o se no si dice, si può continuare con queste forme di affermazioni che in un ambito non filosofico sembrano anche, hanno un effetto e sono anche intelligenti, però nel momento stesso in cui si ripete il già detto in un determinato contesto, per me non è particolarmente edificante, diciamo. E io vedo nella stupidità una forma di assenza di distanziamento dai paradigmi dominanti, e soprattutto un compiacersi in questi paradigmi. Perché il mio problema era non solo che cos'è la stupidità, ma perché irrita. Cioè, quando io sento prima gli italiani, mi irrita profondamente un'affermazione del genere, perché è profondamente direi stupida. Però se uno di Singapore, se io adesso sentissi prima i singaporesi, non mi toccherebbe, cioè la troverei bislacca, non la trovo stupida. Cioè, c'è una differenza, perché non io l'idea dei prima gli italiani è un'idea che comunque rimanda
ai miei processi di socializzazione in cui la mia socializzazione è avvenuta in Italia ed è un'idea che ho sentito moltissime volte. Quindi quando una persona con compiacimento ripete il già detto e si compiace in quello, fa sorgere in me una forma di irritazione, e questa irritazione secondo me nasconde il fatto della mia provenienza, che io provengo anche da questi stereotipi, da questi paradigmi cognitivi o valoriali che ho assunto o da cui proprio provengo. E l'opera della singolarizzazione, l'opera dell'intelligenza, come citava Don Matteo, è proprio il tentativo di deviare dal già detto, il tentativo di deviare, di sottrarsi all'imperativo del senso comune. Quindi la soggettività, più che un'opera, io vedo nella soggettività non soltanto un'opera sintetica, la coscienza sicuramente costituisce unità sintetiche, ma anche un potere di sottrazione, un potere di resistenza nel deviare dal già detto, creando, istituendo paradigmi differenti. E a questo punto rispondo a Vittorio e condivido ovviamente in pieno la sua idea, e vorrei introdurre una differenziazione molto importante fatta nell'ambito della fenomenologia tra sintomo e caratteristica del disturbo psicopatologico. Cioè, in generale, nell'ambito medico, nell'ambito psichiatrico, soprattutto se uno vede i manuali di psichiatria, si parla sempre di sintomo, cioè il depresso ha determinati sintomi, assenza di entusiasmo, alcuni sono tipo l'insonnia, una forma di tristezza e così via, poi dipende Però questi sintomi utilizzano un linguaggio medico, cioè quando uno parla ci sono determinati sintomi che possono essere delle alterazioni fisiologiche, sono sintomi del diabete. Ed è interessante questa forma di questo utilizzo di questa parola, che in realtà è profondamente ambigua, se non fuorviante, perché il valore di un determinato esame medico è sintomo, cioè segno della presenza di una determinata malattia, ma l'assenza, il vuoto affettivo, l'assenza di qualunque forma di entusiasmo non è sintomo di qualcos'altro, non è sintomo della depressione, è la depressione. Cioè, se non ci fosse il vuoto affettivo non ci sarebbe depressione. Questo cosa voglio dire? Che il vuoto affettivo o il senso di non sentire, cioè si dice anche il sentire di non sentire nulla, l'assenza di sentimento, è il punto di partenza della diagnosi clinica. Se non ci fosse quello, non si potrebbe assolutamente non si potrebbero svolgere tutti quegli esami che evidenziano una correlazione tra ambito fisiologico e ambito esperienziale. Quindi questo è importante sempre, perché la psichiatria tende a utilizzare l'esperienza vissuta nascondendola, come se non fosse sia il punto di partenza sia il punto di arrivo, perché una terapia che funziona deve avere ovviamente un riscontro nella condizione esistenziale, nella condizione esperienziale del paziente. E secondo me la fenomenologia può offrire un importante contributo, perché cerca di identificare differenze strutturali nei diversi ambiti dell'esperienza, dalla corporeità alla temporalità e così via. Per esempio, la depressione è considerata principalmente come una delle trasformazioni più importanti della corporeità è quella della temporalità, in cui il depresso sente che non c'è futuro.
C'è un bellissimo libro scritto in olandese, Verheyen, di un psichiatra, Cornelius Kuyper, il quale era un famosissimo psichiatra e che improvvisamente, non mi ricordo bene la qualità, ma credo sui 60 anni, soffrì di fortissima depressione. E quindi è un documento unico, perché uno ha la possibilità di vedere vedere descritta la depressione sia da una persona competente, esperta da un punto di vista disciplinare, cioè di una determinata disciplina scientifica, sia uno ha la possibilità di vedere la descrizione, questa coerente trasformazione del mondo dalla prospettiva della prima persona. E lui utilizza una frase secondo me molto interessante, in cui dice: l'inferno per me, dice, come vedi l'inferno? Ecco, per me l'inferno è la ripetizione, è rivivere la mia vita. Cioè, secondo lui l'inferno è un'eterna ripetizione della propria vita. Che peraltro in un passo di Ratzinger c'è anche una concezione di questo tipo che trovo interessante, in cui non c'è una punizione esterna, ma c'è una riflessione su se stessi. Ma adesso, a prescindere da questa suggestione, c'è l'idea che il depresso vive il proprio passato come colpa, come fallimento, come autoaccusa, e quindi l'inferno non è un'attesa di qualcosa di punizioni tremende, ma è soltanto una consapevole ripetizione delle proprie scelte fallimentari. E questo, se uno lo prende seriamente, capisce, uno può già intuire da questa frase come un orizzonte del genere prevede l'assenza di futuro, cioè non c'è futuro, c'è solo la ripetizione dello stesso, in cui diventa evidente il proprio essere nulla, il proprio aver fallito. Questo è solo un esempio, ne vorrei portare altri. In questo testo ho più parlato della corporeità, però l'idea è cercare di trovare determinate invarianti, in un linguaggio husserliano, che caratterizzano i diversi ambiti dell'esperienza. E con Vittorio poi avevamo anche scritto un progetto comune, proprio a cercare di integrare questi diversi livelli o diverse aree di ricerca. E poi finisco brevemente con Carlo, cerco di fare una piccola fenomenologia dei suoi scritti. Per scrivere questo testo ci ho messo più di un anno, perché ho cercato pure di non solo leggere tutti i suoi testi, ma anche di rileggere alcune fonti primarie o leggere alcuni autori che non conoscevo, il che mi ha costato non poco tempo, ma l'ho fatto con molto piacere, ovviamente guadagno. Sicuramente cioè non è del tutto scontato considerare la sua opera da un punto di vista filosofico. È un tentativo del genere deve sia da una parte identificare dei caratteri salienti del suo stile, di ricerca e anche del suo metodo di ricerca, che è molto articolato. In questo senso ho cercato di fare una specie di cartografia identificando quattro caratteri, e poi dall'altra parte, compito ancora più difficile, quello di identificare dare una specie di definizione o di rendere quantomeno giustizia al concetto di filosofia. Utilizzo la parola ovvero, perché a me piace molto quell'ambiguità di ovvero, che dice, che significa sia una specificazione sia un'alternativa, ovvero. Quindi io utilizzo spesso questo, mi piace utilizzare questa, e io trovo in molti testi di Carlo
Molti testi di Carlo elaborano determinati paradigmi, come quello dello straniamento, che possono avere un grande potenziale filosofico. Per esempio il paradigma dell'estraneamento ha il potenziale filosofico di gettare nuova luce, o di mettere in nuova una prospettiva nuova l'idea del senso comune. E quindi ho cercato di confrontarmi criticamente con questo problema, evidenziando come il paradigma dello straniamento di Carlo può aiutare a dare una nuova risposta all'idea di senso comune. E, Merleau-Ponty è un autore sicuramente straordinario da un punto di vista filosofico, perché è uno dei pochi fenomenologi che ha preso le scienze empiriche molto seriamente. E questo non è autoreferenziale, la filosofia si nutre di ciò che è anche fuori dalla filosofia. C'è una citazione stessa di Merleau-Ponty, dice: la fenomenologia deve iniziare, deve rendere giustizia, si deve nutrire di ciò che non è fenomenologia. E secondo me è molto salutare in questo senso. Io ho cercato nel mio piccolo di seguire questa strada, e concludo qua, e vorrei in qualche modo utilizzare il poco tempo che abbiamo. Non so se abbiamo tempo ancora, io chiedo abbiamo ancora 10 minuti o sì, direi di iniziare una piccola dialogo, se volete aggiungere qualcosa in modo aperto, informale, mi sembra la cosa migliore. Vittorio, Carlo, Don Matteo, se vuole dire qualcosa, aggiungere qualcosa. Una domanda, perché voglio dire, l'interpretazione dell'angoscia di Gesù che tu hai proposto e che è stata poi riproposta a Don Matteo mi pareva assolutamente convincente, ma c'è un altro scandalo che tu menzioni, uno scandalo testuale che tu menzioni ma su cui non ti soffermi, e cioè è Marco 5, 30-34: ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: chi mi ha toccato il mantello? Qui c'è anche, io mi ero occupato della traduzione iconografica di questa scena straordinaria, però questo dal punto di vista testuale e non solo mi pare un elemento scandaloso, tra virgolette. E allora qui volevo semplicemente segnalarlo, perché a meno che uno non accetti gli scandali testuali, anzi li auguri, e però si fermi lì, qui c'è un problema, penso. Anche perché mi pare, se capisco bene, se per quanto ne so, un passo del tutto eccezionale. Questo della potenza di cui agisce indipendentemente dalla coscienza di Gesù. Due osservazioni. Una è due citazioni, quella del padre dell'epilettico. Credo che è anche un po' il riassunto di quello che diceva prima Stefano. Io credo, aiuta la mia poca fede. Come la richiesta, la nostra condizione in realtà sempre. E l'altra è quello che Gesù dice alla donna che soffriva di emorragie, che gli tocco il mantello, ce la faccio, eccetera, eccetera, che appunto la cerca. Lui lo cerca, no? I discepoli dicono: insomma, c'è tutta sta folla, come pensi di poter ritrovare qualcuno? Cioè, lui la cerca, vuole quindi stabilire un rapporto personale, è sempre un rapporto personale, non è mai un distributore di potenza, non è un chiosco di soluzioni o di ricarica. E soprattutto si conclude con una affermazione bellissima a cui spesso purtroppo facciamo poca attenzione, perché lui dice: la tua fede ti ha salvato.
Cioè, gli ridà assolutamente, quindi non soltanto la vergogna della sua condizione di donna malata, una sofferenza prolungata, perché era una donna che soffriva di emorragie, eccetera, eccetera, no? Quindi anche con tutto quanto la vergogna della sua condizione, ma la rende protagonista. Come dire, non è la mia forza, o meglio, è la mia forza, ma è la tua fede. E quindi la rende consapevole della sua volontà, per esempio, della forza della sua volontà. E credo che in questo c'è un po' una spiegazione, diciamo, a quella ricerca che diceva prima Stefano. Però mi pare che questo commento eluda il problema di cui si diceva prima, e cioè il fatto che la potenza che agisce è qualcosa di cui Gesù non è consapevole. Questo allora, a meno che uno non dica sì, ma Marco non ha capito, no. Allora ci troviamo di fronte. Adesso io non sono credente, ma diciamo mi accosto a questo testo con la stupefazione del lettore. Diciamo sì, mi ero occupato, come dicevo, dell'iconografia, perché è un testo assolutamente anomalo. Allora, la potenza che Gesù riconosce nella donna è qualcosa che però è diverso dall'essere agito. Lui si accorge subito che la sua forza l'ha presa qualcuno, tanto che si ferma. Lui sta andando, perché era stato è un episodio appunto effettivamente molto particolare, molto curioso. Lo chiamano, va, deve attraversare la folla, c'è questa, eccetera. Lui si accorge e ferma tutti, perché vuole che quella potenza non sia anonima, non sia gli serve l'altro, paradossalmente. Poi in realtà poi c'è tutta la il primo che cerca l'altro, che ha bisogno dell'altro, è Gesù. È lui che ha sete degli altri, è lui che ha bisogno degli altri, tanto che lui si ferma e ha bisogno di incontrare quella donna. Nella confusione, quindi appunto, che tu, ripeto, lo sconcerto dei discepoli che gli esprimono, ma qui c'è tutta questa folla, come pensi di poter trovare l'altro? Cioè di trovare l'uomo, la persona meglio, diciamo, perché l'uomo altrimenti no. E per cui lui avverte che la forza è stata portata da qualcuno, ma ha bisogno dell'altro. Ecco, in questo senso, sempre nel discorso di Stefano, di io e l'altro, lui fa esattamente questo con noi, rovescia quanto questo, ed è Dio che cerca l'uomo e che ne ha talmente tanto bisogno che di cercarlo, che ferma tutto quanto finché non lo trova. Carlo lo trovo, ma poi lo continuiamo. Cioè, diciamo che se c'è questa forma di tensione tra il momento del se credete in modo incondizionato vi sarà concesso e dall'altra parte sia fatta la tua volontà, questo episodio che tu, Carlo, adesso hai menzionato è il culmine proprio, è l'estremo polo del se tu credi incondizionatamente. Qua addirittura senza la consapevolezza di Gesù avviene quello che lei ha creduto, quindi è come se fosse il massimo. Certo, il problema che è scandaloso secondo me per una concezione teologica greca in cui Dio è anche sapiente, cioè Gesù è onnipotente, onnisapiente, e quindi non so quanto questa idea di un Dio che sa tutto è operativa nella sensazione di scandalo che noi abbiamo. Cioè, ovviamente anche nell'ebraismo c'è questa tendenza, però non so quanto un'idea di dell'onniscienza di Dio operi nel senso di questo scandalo. Io, cioè, questa è la mia domanda. No, a me pare che la fragilità di Gesù in quanto uomo è certo l'elemento decisivo, certo. Nella notte
diciamo, in cui Gesù si rivolge a Dio. Ma qui però non parliamo, il Marco non parla, diciamo, dell'umanità di Dio, ma della sua potenza di operare miracoli, potenza di cui lui è inconsapevole. Beh, a me pare un elemento che non può essere, secondo me, aggirato puntando sulla fine dell'episodio, perché l'elemento scandaloso dal punto di vista testuale viene prima. A me questo pare inevitabile dal punto di vista esegetico. Scusate, io parlo da lettore incompetente. Figuriamoci. Infatti, sì, infatti è proprio quello che ho detto pure nel testo, cioè apre scenari teologici molto diversi, difficilmente compatibili con una certa vulgata. Questo mi pare un eufemismo, ma insomma, vabbè. Sì, diciamo che è vero, in parte. Però non so quanto... cioè, se uno parte dall'idea che l'umanità, una caratterizzazione essenziale dell'umanità è quello di essere colpito da qualcosa, in questa sua risposta rispetto a l'atto riuscito di fede c'è un'espressione umana, cioè il fatto che io improvvisamente, colui che è Cristo, ovvero il Messia, perché Messia, Cristo significa il Messia, improvvisamente si accorge che qualcosa è successo. Io posso vedere in questo, interpretare questo, un'espressione umana di l'essere stupefatto, l'essere preso contro, cioè non vedo per forza uno scandalo in senso biblico, cioè posso vedere un'espressione umana di Gesù, cioè, secondo me però certo è un po' lascia pensare, infatti io anche nel testo ho detto sì, o portet ut scandale veniant, anche dal punto di vista testuale, diciamo. Sì. Va bene. Vittorio, vuoi aggiungere qualcosa? No, su altro va bene, grazie tante. Grazie.